generale alle spalle della riforma, alle spalle del riforma. Sostanzialmente c'è un altro problema, c'è il contesto europeo, bisognerà tenere conto di quello che è il rapporto fra il sistema scuola italiano e il sistema scuola europeo. Poi credo che ricordiamo un po' sulla condizione della funzione docente in Europa, le varie relazioni UNIDICE 2004 e UNIDICE 2006, cioè che hanno presentato sistematicamente gli elementi caratteristici della scuola italiana nei confronti del Parlamento europeo, trovando diverse affinità, poche contrapposizioni, così che il problema di fondo è il problema del sistema, non della condizione esistenziale del docente, il problema del sistema. Intervengono elementi che ci fanno capire che sicuramente questo è un dato che, sul quale credo che tutti siano d'accordo, sicuramente il sistema scuola italiano andava rivisto, andava ristrutturato e andava ripensato. Poi il problema del ripensamento diventa un altro problema, ripensato perché noi dobbiamo renderci conto di un altro fatto, che mentre abbiamo un'euro moneta unica, non abbiamo un'euro scuola unica. E l'assenza di un sistema scolastico che renda il passaggio da un pianeta all'altro in termini di funzionalità, di competenza e di spendibilità sul mercato dell'offerta formativa e di spendibilità dei risultati. La scuola italiana presentava sicuramente delle forme di ritardo, dobbiamo poi vedere se fosse veramente un ritardo rispetto al sistema. Un elemento dicevo che è fondamentale per riuscire poi a capire qual è il cambiamento, come si gestisce il cambiamento, è legato a un altro aspetto, che è quello che a monte della riforma, a monte del reato, c'era una relazione. Era un'operazione fondamentale perché se chi ha letto i regolamenti, chi va a leggere i regolamenti è nella prima fase e anche in pochi regolamenti, si rende conto che c'è un'anomalia all'interno del sistema, se era corretto, il CIDI stesso, a Sardegna, la figura del suo presidente nazionale, opportunamente potrà poi portare questo. Risulta complesso tra il ruolo della provincia e il ruolo della regione. C'è il ruolo dell'ufficio scolastico regionale che avrebbe complesso, che dovrebbe essere un ruolo di proposizione politica degli insegnamenti scolastici, non svolge, non può svolgere questa funzione. Così che noi ci troveremo in regioni nelle quali la razionalizzazione di riforma non è stata fatta, ad avere molto probabilmente, perché bisogna avere le io. Rende il quadro abbastanza, diciamo così, fluido, quindi abbastanza necessario.
necessario di ritorni di pensamento e di così anche modificazioni del sistema stesso. Tenendo conto anche di un'altra riflessione, noi sentiamo dire che c'era bisogno di razionalizzare il sistema. Razionalizzare il sistema significa dare ordine ad un mondo nel quale troppe volte purtroppo c'è stata una sorta di esplosione non concertata, non organizzata della ricerca nel mondo della scuola. Avete visto che negli ultimi mesi l'università è stata coinvolta in una serie di polemiche a proposito della proliferazione delle cattedre universitarie, degli insegnamenti, che era un'evidente emanazione di un altro problema. La scuola italiana è stata accusata di avere troppe ramificazioni e ovviamente era necessario passare da una scuola ad estuale, perché ovviamente dalla media i danni erano tantissimi per una scuola a delta, cioè che riducessero notevolmente i danni. Non tenendo conto del fatto che questi dati, che rappresentano le sperimentazioni, hanno sostanzialmente costituito la ricchezza sulla quale la scuola italiana si è fondata nel corso di questi anni, potremmo dire si è salvata sotto molti aspetti. Questi elementi sono un po' così un quadro concettuale in generale, sul quale noi che stiamo seguendo il contesto e ci rendiamo conto che ci troviamo di fronte a problemi praticamente operativo e immediato, che sono i problemi sui quali i colleghi si stanno interrogando, cioè il liceo classico che fine farà, il liceo scientifico che fine farà, gli istituti tecnici, gli istituti professionali. E vorrei ricordare ancora un altro elemento alle spalle di questa questo riordino, c'è anche tra l'altro il regime cosiddetto federalista, lo Stato federale ovviamente, e lo si può vedere anche nella pluralità di opzioni, di offerte, per esempio la scuola della Lombardia, e insieme con la regione ha messo in essere rispetto alla così povertà di offerte che in altre regioni sono presenti, questo sistema di valutazione anche di così macchia così di scuola, il sistema globale ovviamente rappresenta un'altra delle preoccupazioni che caratterizza il mondo della scuola. Elementi, dicevo in precedenza, che devono essere rivisti, devono essere ripensati. Noi ci troviamo in una fase in cui, per esempio, c'è una nuova riconvocazione della cabina di regia e così dei responsabili delle regioni italiane per vedere se le confluenze sul sistema delle confluenze ha rispettato un po' tutte così le diverse tipologie di offerte formative. Ma già un primo approccio a questo problema ci fa vedere una cosa. Ne parlavamo così molto fugacemente la Presidente a proposito dei diversi tipi di istituti scolastici. Il dramma più grosso investe i licei e investe gli istituti professionali. Per i professionali la limitazione della terza area e gli altri elementi che caratterizzano poi la funzione di loro, la conclusione del diploma di qualifica e il superamento di questo diploma in una dimensione diversa, ovviamente fa capire